Nel momento in cui compi 18 anni sei escluso da qualsiasi cosa, non sei più autistico. Una famiglia si ritrova, non dico spiazzata, ma sola, nel senso che non hai più quella rete di servizi che dovresti avere e che ti porta ad avere un aiuto. Abbiamo scoperto Simone autistico verso i 5 anni, in maniera rocambolesca quasi. Stavamo passeggiando, il nostro pediatra, che seguiva Simone, camminava a circa 3-4 metri da noi e nel frattempo che ci stiamo avvicinando, il pediatra gli fa insomma, guarda, visto, dietro c'è Simone che è un bambino autistico. Descrivere l'autismo è complicato perché non esiste un autismo, esistono autismi. Diciamo che la maggior parte dei nostri ragazzi non sono verbali. Quello è un libretto di comunicazione che serve a lui per comunicare le proprie esigenze. C'è Simone, ci sono varie foto, c'è la mamma, il papà, le varie terapiste. Gli permette di dirti ok, andiamo qua e ci permette anche a noi di comunicare. Prima dei 16 anni c'era la psicologa, c'era la psicoterapista, si faceva logopedia piuttosto che psicomotricità ed era tutto pubblico o perlomeno convenzionato, per cui noi non pagavamo, insomma. Una famiglia ha un carico economico non indifferente perché non avendo appunto servizi da parte della pubblica amministrazione tutto è delegato sulle proprie spalle, dipende dalle varie attività che si vogliono svolgere. In media si va dai 1.500 ai 1.600 euro al mese. C'è uno stereotipo che è il considerare le persone autistiche autosufficienti. Ci sono attività in cui si parla di inserimento lavorativo di ragazzi con autismo, ma il più delle volte si parla di ragazzi con Asperger oppure ad alto funzionamento. E quindi è questo concetto che tutti i ragazzi possono fare tutto non è assolutamente concepibile. Ci sono ragazzi con autismo che non avranno mai la possibilità di lavorare in contesto normale. Ci sono delle attività in cui i nostri ragazzi devono imbustare dei materiali che le varie aziende ci forniscono per facilitare il loro compito. Facciamo delle pseudodime di confezionamento, cioè loro devono prima mettere i vari pezzi su una dima, una volta raggruppato tutto il materiale, lo riprendono e lo riposizionano nel sacchettino. È facilitante per loro per capire quanti sono le quantità, perché per loro i numeri o concetti astratti è difficile capirli, è molto più facile percepire un'indicazione visiva. Comportamenti problematici sono una parte non indifferente dei nostri ragazzi. Sono comportamenti, la maggior parte dei casi, autolesionisti. Per esempio, mio figlio si morde la mano fino a farsi sangue, veramente. E purtroppo alle volte non si riesce neanche a capire qual è la motivazione che scatena questo tipo di atteggiamento. Diciamo che questi ragazzi hanno una capacità straordinaria di portarti al limite. Tu arrivi a un certo punto in cui dici veramente non ce la faccio più. È brutto da dire, ma alle volte si pensa anche ad atti veramente estremi. Non è facile per una famiglia, specialmente quando non hai una rete che ti supporta. La fondazione nasce dall'esigenza delle 4-5 famiglie di capire che cosa fare. Ci siamo chiesti, attualmente nel territorio c'è qualcosa che può sopperire alle nostre esigenze? Abbiamo capito che non c'era nulla, per cui dovevamo creare qualche cosa. La condivisione di un problema comune ci ha permesso di focalizzare le nostre attenzioni sulle reali necessità di questi ragazzi. La cosa che mi sento di dire alle famiglie che in questo momento hanno la diagnosi di autismo, che si può fare veramente tanto. Io pagherei perché mio figlio nascesse oggi autistico, perché 25 anni fa non c'era assolutamente, non c'era neanche la conoscenza dell'autismo. Attualmente ci sono talmente tante competenze in Italia che una famiglia che si approccia in questo momento con un bambino autistico può fare veramente la differenza. Sei contento? Sì! Bravo!